Se anche tu vorresti portare il tuo cane in passeggiata perché sei consapevole di tutte le energie in eccesso che ha, ma la trovi un'esperienza devastante, oppure se hai semplicemente scelto di prenderti cura di lui con l'idea di avere un compagno al tuo fianco in ogni situazione, sappi che questo è possibile, lo renderemo possibile insieme, perché oggi sto per condividere con te il modo in cui ho messo fine al tirare al guinzaglio di questo gigantesco Akita americano in solo una sessione. Quindi cominciamo. Come potete vedere, tirava il guinzaglio ininterrottamente, era completamente disconnesso con chiunque tenesse la maniglia del guinzaglio, tanto da strozzarsi e potenzialmente mettersi in pericolo. Beh, dobbiamo risolvere il problema subito ed è necessario comunicarvi il più velocemente possibile che questo comportamento non è accettabile, perché lo può molto facilmente mettere in pericolo e non gli dà accesso all'esercizio fisico e mentale di cui avrebbe bisogno. Quindi, se anche voi a casa avete lo stesso problema, vi voglio dire che può essere risolto e anzi deve esserlo, perché abbiamo una responsabilità nei loro confronti di tenerli al sicuro e soddisfare i loro bisogni sia fisici che mentali. Il più velocemente possibile siamo arrivati in un parco e abbiamo cominciato a lavorare al mio magico lavoro di sintonizzazione. Quello che succede spesso è che il cane tira il guinzaglio ed è completamente agitato come ero qui, perché quando è all'esterno nessuno gli ha mai dato una struttura, cioè in poche parole non ha mai dovuto prestare attenzione al suo proprietario. Infatti l'errore che spesso commettiamo è quello di fare una passeggiata con il nostro cane aspettandoci che lui presterà attenzione a noi all'occorrenza, ma senza neppure doverglielo insegnare. Beh, in realtà non è così. In realtà, non guidando il nostro cane, comunicandogli come affrontare le esperienze, lo carichiamo della responsabilità di dover prendere tutte le decisioni da sé, e vi assicuro che nel nostro mondo le decisioni che lui prende sono il 99% sbagliate. Siamo quindi noi a doverli insegnare e comunicare come affrontare i vari stimoli e le situazioni che ci capitano nella vita quotidiana, perché altrimenti vivrà in un costante stato di ansia e confusione dovuto al fatto di non avere nessuna struttura e nessuna persona da prendere come riferimento. Il lavoro di sintonizzazione ha proprio questo scopo, ovvero quello di formare finalmente una relazione basata sulla leadership, cioè fargli capire che non deve prendersi la responsabilità di dover prendere tutte le decisioni da sé, come è sempre stato abituato a fare, ma invece esiste quella persona che è in modo genitoriale la guida per farlo. È necessario fargli comprendere che il comportamento al quale è stato abituato, ovvero quello di scegliere di andare verso un odore ogni volta che lo decide, a tal punto anche da farsi male, è inaccettabile, ma che d'altra parte, appena decide di ascoltare, verrà ricompensato. In questo modo comprenderà che per avere accesso a tutto quello che vuole, tutto quello che deve fare è guardare me per indicazioni e direzioni. E questo, se ci pensate, è un comportamento che lo mette in sicurezza e che ci permette di avere una relazione basata sulla fiducia, perché con la mia guida lo proteggo. In questi secondi vedete come con calma stabilisco una relazione con lui basata sulla leadership. Gli do la possibilità di ascoltarmi e se decide di ignorarmi allora lo correggo con una leggera pressione sul guinzaglio che si accende e si spegne immediatamente per spiegargli che questo comportamento è inaccettabile. So che lo ha imparato perché è stato messo nella posizione di farlo, quindi ho empatia per lui, ma non per questo posso permettergli di continuare a farlo, perché questo sta semplicemente rovinando la sua vita. Guardate quanto sia abituato a prendersi quello che vuole quando vuole. Crescere con un cane che sperimenta nella sua vita questa convinzione non lo rende riequilibrato, perché sperimenterà invece frustrazione quando questo non avviene, e infatti non sempre può avvenire, ad esempio quando è attaccato ad una corda. Ma con calma gli spiego che questo comportamento non è accettabile. Gli darò accesso ovviamente alla treccia in pile, ma alle mie condizioni, quindi lo chiamo e se decide di seguirmi lo premio. Notate come tutto questo non avvenga con l'uso della forza, ma gli sto spiegando con un'energia che comunica calma e leadership che le cose belle vengono attraverso di me, che si può fidare di me, ma che al contempo non gli permetterò di fare quello che vuole e che se lo chiamo, le mie parole hanno un peso. È come modellare la creta, in questi attimi si sta formando una relazione e il mio modo di agire dipende da come lui risponde e segue sempre i principi della calma e chiara leadership.
Ma perché questo è così importante? Perché una volta che si è instaurata una relazione di fiducia, nella quale io rappresento finalmente per lui quella persona a cui può guardare, cioè quella guida genitoriale che lo accompagna nel nostro mondo, allora i canali di comunicazione si aprono ed insegnargli a camminare al guinzaglio sarà un gioco da ragazzi. Immaginate una galleria e questa si apre solo se c'è una buona relazione e se c'è i canali di comunicazione si aprono e questi portano sulla strada dell'obbedienza e delle buone maniere, ovvero il cane che desiderate. Se riuscite ad agire in modo calmo, formando quella relazione di cui il cane ha bisogno, allora sarà semplicissimo avere un cane obbediente e che non salti addosso o pretenda di avere quello che avete in mano. Quindi, se questo può sembrare molto semplice se fatto da me, non ti scoraggiare se potresti metterci un po' più di tempo. È normale perché il cane non è una macchina, ma decide se ascoltarci o meno, se si fida di noi. Se vuoi una mano nel modellare la vostra relazione, dare al tuo cane l'opportunità di vivere una vita senza l'ansia di dover prendere tutte le decisioni da sé e fare avvenire il miracolo di due specie diverse che vivono in sintonia e si capiscono, beh, saremmo più che felici di aiutarti, quindi non esitare a contattarci. Per sapere come, guarda la descrizione qui sotto. Adesso che ho instillato un po' di leadership, posso comunicare con lui e per farlo gli insegnerò cosa significa sentire una pressione sul guinzaglio. Quindi, per farlo utilizzeremo il nostro amato guinzaglio retriever. In descrizione trovi il link che ti permetterà di acquistare quello che usiamo noi, se vuoi. Questo guinzaglio ha la possibilità di essere posizionato sotto le orecchie e il fermo va posizionato secondo la circonferenza del collo del cane, in modo che non scorra. Ecco da cosa differisce rispetto al collare a scorrimento. Tirando, ha imparato una cosa pericolosissima, ovvero che sentendo pressione, pur di arrivare dove vuole, tutto quello che deve fare è oltrepassare questa pressione strozzandosi. Quello che faremo adesso è insegnargli l'esatto opposto, ovvero che per spegnere questa pressione, tutto quello che deve fare è seguirmi e dare attenzione a me. Farlo è molto semplice. Vedete come metto una leggera pressione e appena sceglie di seguirmi lo ricompenso con il gioco. Questo ci permetterà di comunicare con il solo mezzo del guinzaglio, che sarà sempre morbido tranne quando gli devo comunicare qualcosa. Infatti il guinzaglio è uno strumento di comunicazione con il nostro cane e se continuate a tenerlo sempre teso, continuerete a mettere tensione e frustrazione su di lui. Quello che faremo adesso è cambiare direzione prima che passi la nostra gamba, quindi lo chiamo dandogli la possibilità di seguirmi, tenendo il guinzaglio sempre morbido e cambio direzione un paio di volte. Aspetto che rimanga connesso con me e poi lo premio. Se dovesse ignorarmi, gli spiego che questo è inaccettabile, appaiando un no ad un pop, ovvero una leggera pressione sul guinzaglio che si accende e si spegne immediatamente. Attraverso le svolte interne gli comunico di lasciarmi lo spazio, facendogli comprendere di rimanere indietro. Cambiate direzione ogni volta prima che passi la vostra gamba e naturalmente rimarrà indietro. Se dovesse capitarvi che è già in avanti, troppo tardi, allora fate una svolta U verso di lui. Vedete come, costruendo tutto sulle fondamenta della leadership attraverso il nostro lavoro di sintonizzazione, dopo aver insegnato cosa significa la pressione, mi segue naturalmente, non appena cambio direzione, quasi come se stessimo danzando insieme. Cerco di rimanere calma e guido io la passeggiata, è questo che fa infatti la differenza. Ora che rimane naturalmente indietro, potete cominciare ad associare una parola a questo comportamento, in modo da poter finalmente comunicare con lui e guidarlo all'interno della passeggiata. Vi faccio subito un esempio. Se dovesse vedere un cane, al posto che parlargli con parole che non comprende o dirgli di no quando magari è troppo tardi, tutto quello che farete è dirgli come gestire quella situazione, per esempio ripetendoli indietro. Questo significa guidare, significa comunicargli come affrontare le situazioni, un po' come i nostri genitori hanno fatto con noi, spiegandoci come affrontare il mondo. Nulla a che fare con la dominanza, guidare significa amare e essere per lui quella persona di cui il cane ha un disperato bisogno. Lo potete vedere infatti nei suoi occhi, come lo sguardo è molto più calmo e rilassato ora che finalmente qualcuno per la prima volta nella sua vita gli ha dato chiarezza e struttura e lo ha tolto dal compito di dover affrontare il mondo da solo senza che nessuno gli comunichi cosa fare e cosa non fare. Passiamo ora alla nostra terza fase, cioè la fase di test.
Abbiamo insegnato quindi a Iro a stare indietro in un ambiente con una media intensità di stimoli. Adesso però siamo pronti per testarlo in ambienti un po' più stimolanti. Infatti non aspettatevi che adesso che lo avete insegnato magari nel giardino di casa lo sappia fare anche nella strada dove di solito tira come un matto. Essere delle buone guide significa avere aspettative realistiche e quindi ripartire dalle basi, che è esattamente quello che ho fatto con Iro, ovvero sono ripartita dalla sintonizzazione facendo diversi cambi di direzione e spiegandogli che anche in presenza di diverse distrazioni quello che gli chiedevo non cambiava. Una buona guida non dovrebbe essere mai arrabbiata né frustrata, infatti il cane non soffre delle correzioni che invece servono a mettere chiarezza e che sono uno strumento che serve a far capire al cane che un certo comportamento non è quello desiderato, soffre invece però della rabbia e dell'aggressività con cui lo facciamo. Quando non avrete la necessità che lui resti indietro, glielo comunicherete attraverso un segnale di sblocco, che serve a spiegargli che quello che gli avete chiesto è finito. È importante farlo perché altrimenti non riuscirà mai a comprendere fino a quando deve portare a termine quello che gli avete chiesto. Fino a quando vede un cane? Fino a quando vi fermate? Boh! E quindi gli direte ok e muoverete la treccia oppure lancerete una crocchetta in avanti se state utilizzando dei premietti. Quindi in soli 3 step, introducendo leadership, insegnandogli a stare indietro e testando il comportamento in ambienti più stimolanti, siamo riusciti finalmente a cambiargli la vita. Non solo perché abbiamo reso la passeggiata dall'essere il momento più stressante della giornata ad essere invece un momento di connessione che rafforza il legame e la relazione, ma finalmente perché qualcuno gli ha detto cosa fare e cosa non fare, mettendogli quindi chiarezza. Sono sicura che anche tu da casa riuscirai ad ottenere un risultato simile con il tuo cane, ma se non dovessi riuscirti, beh, sappi che possiamo aiutarti, quindi contattaci.